Nicolas Belloni, si riparte per questa nuova stagione, insomma, dopo l'esperienza della passata stagione dello scorso anno, insomma, punti a giocare, a trovare spazio in questo Pescara? Sì, sì, quello è l'obiettivo, trovare spazio, giocare, fare gol, se si può, e quello è l'obiettivo, e migliorare tutti i giorni. Cosa pensi di questo Pescara uscito dal mercato? Bene, bene, se io vedo una squadra forte in tutti gli aspetti, fisico, tecnico e anche mentale. Abbiamo una buona difesa, un buon centrocampo, un buon attacco, anche un portiere buono, una gran squadra vedo. Belloni a Pescara, un ambiente un po' caldo, come un po' è caldo l'ambiente da cui arrivi tu dal Sud America, insomma, stai vivendo a Pescara, diciamo, quel profumo del calore che c'è nella tua terra? Sì, 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 trovo simile, qua una piazza calda, quello mi piace, la tifoseria brava, sempre sta lì, sempre vicino, si sente il profumo, è simile a quello che è l'Argentina, per questo io sono troppo felice di essere qua. Lo scorso anno non hai trovato molto spazio nel Pescara, anche perché ci sono stati tre allenatori, quest'anno si parte con Massimo Oddo. Il tuo giudizio su questo allenatore, che comunque ha voluto che Belloni restasse a Pescara? Sì, sì, io vedo un gran allenatore con una gran storia qua in Pescara, che ha fatto la promozione, un allenatore che sa tanto di calcio, non fa allenare bene, troppo felice, sì, sì, un gran allenatore vedo. Siete in tanti in avanti, dovrai lottare, dovrai sudare per trovare il tuo spazio in questo Pescara, nell'attacco del Pescara. Sì, sì, è come sempre, come in tutti le squadre, c'è tanti calciatori in attacco in più, e sempre, e allenarsi bene, allenarsi duro, lottare, e io credo che trovo lo spazio, io credo che sì. L'obiettivo di quest'anno di Nicolas Belloni, secondo te quale deve essere, qual è l'obiettivo del Pescara in questa stagione? L'obiettivo, bueno, sempre la salvezza, e dopo si possiamo puntare più alto, appuntiamo più alto, io credo che si può fare.